Sei anni fa la rivolta di Rosarno, la rivolta degli immigrati. Cosa è successo, cosa è cambiato da allora? Come vivono oggi gli immigrati nella piana di Gioia Tauro? Cosa significa essere soli in terra straniera? In terra straniera si trova un calabrese oggi, si chiama Carlo Iannuzzi, è ricoverato a Buenos Aires in gravissime condizioni. Eppure è scattata una grande gara di solidarietà per sostenere la sua famiglia e le sue cure. I ragazzi che si stanno battendo per lui sono qui oggi insieme a noi. Di questo e di altro ancora si occuperà questa nuova puntata dei Fatti in Diretta. In terra straniera, gli immigrati della piana di Gioia Tauro che vivono in Italia, terra promessa, terra straniera per loro, Carlo Iannuzzi che si trova in questo momento in Argentina, a Buenos Aires, cure costosissime, ma la sua regione, la sua città, Rocella Ionica, sono al suo fianco. Carlo, nella notte tra il 26 e il 27 novembre scorso è stato vittima molto presumibilmente dalla dinamica da un'aggressione a scopo di rapina. È stato trovato a terra privo di sensi, in condizioni di grave pericolo di vita, trasportato d'urgenza all'ospedale di prossimità del posto dove è stato trovato. È stato operato con un intervento salvavita che per le condizioni in cui versava ha comportato una craniotomia con asportazione di parte della scatola cranica. E poi adesso Carlo si trova ricoverato in una clinica italiana a Buenos Aires. In questo momento dalla famiglia sappiamo che è stato trasferito, penso ieri, in un'altra clinica per fare una tipologia di riabilitazione neurologica, motoria e cognitiva più specialistica, ma dovrà tornare all'ospedale italiano dell'Argentina dove era stato trasferito su iniziativa del consolato italiano, previo consenso della famiglia, perché le condizioni dell'ospedale argentino di prossimità non erano adeguate alla condizione critica in cui si trovava Carlo anche dopo l'intervento, perché persisteva un pericolo di vita imminente. Si tratta di cure costosissime per le quali avete chiesto, Francesco Ieraci, presidente del Comitato del Puente per Carlo, un sostegno importante dalle istituzioni, un sostegno che vi è stato promesso proprio nei giorni scorsi dal governatore Mario Oliverio, che è riuscito anche a contattare telefonicamente Carlo, che non riesce ad articolare bene ancora le parole, è poco lucido, però già averlo sentito è già un grande passo. Francesco. Assolutamente, siamo molto soddisfatti dell'incontro avuto col Presidente, che si è subito fatto carico di questa problematica e si è reso fin da subito disponibile a sostenere sia Carlo che la famiglia. E noi siamo fiduciosi in questo interessamento del Presidente, che dimostra che un calabrese che va all'estero non come emigrante, ma come viaggiatore, per acquisire un bagaglio di conoscenze e di esperienze da rispendere poi in Calabria, perché Carlo ha sempre detto e dice che vuole tornare in Calabria e dare il suo apporto e il suo contributo a questa terra per la quale si è sempre speso. Ecco, Carlo Iannuzzi, la sua terra promessa è la sua regione, quindi partire per tornare non è andar via. Però tanti immigrati partono per una terra promessa che non è la loro patria e si ritrovano a vivere in una condizione di immane sofferenza, una condizione che li ha portati ad esplodere sei anni fa nella piana di Gioia Tauro, in particolare a Rosarno, quella che è passata alla storia come la rivolta dei neri. Ma a distanza di sei anni, cosa è successo? Cosa è cambiato o cosa non è cambiato? Ce lo racconta in questo reportage realizzato grazie anche alla collaborazione del collega Agostino Pantano, la nostra Cristina Iannuzzi.
verso la Tendopoli, che è questo campo organizzato all'inizio in maniera transitoria dalla prefettura all'indomani dei fatti di Rosarno come una situazione tampone per placare in qualche modo l'emergenza abitativa. Invece dopo 5 anni la Tendopoli non solo da fatto straordinario si è trasformato in fatto ordinario, ma non ha risolto per nulla la situazione. Vediamo il primo gruppo di immigrati. Sì. Quanto ti danno? Quanto? I soldi. Un euro. Un euro a cassetta? Sì. E quante cassette raccoglierai oggi? Un euro. Io ho fatto 30, 35, 40. Qui cosa c'era? L'ufficio? Questo è l'ingresso della Tendopoli, l'ufficio per gli accessi alla Tendopoli. Come si vede non è più presidiato, segno evidente del fatto che qui regna l'anarchia. Non posso fare doccia qui, è troppo sporco, non c'è acqua calda, non c'è niente. No, non facile amico, veramente. Anche io vorrei lasciare il documento, io voglio tornare a Germania, è meglio. Vuoi tornare in Germania insomma? Sì. E meglio per me. Nella famosa zona industriale di Gioia Tauro Rosarno San Ferdinando, quello che doveva essere del miracolo economico del porto di Gioia Tauro, troviamo capannoni abbandonati. E uno di questi capannoni è stato occupato dai braccianti africani che ovviamente non trovando più posto nella Tendopoli si arrangiano in situazioni di fortuna. Cioè, la nostra presenza non è gradita? Qui la situazione è peggiore, se è possibile, rispetto alla Tendopoli, perché in qualche modo la Tendopoli è conosciuta, la prefettura ogni tanto provvede a realizzare la pulizia dell'aria e qui invece è completamente allo sbando. C'è un paradosso. 5 anni fa ci dicono di andare via. 5 anni fa sull'onda emotiva dei fatti di Rosarno venne deciso di radere al suolo i ghetti da cui era partita la protesta e quindi si pensava che chiusi quei ghetti non se ne creassero altri. Adesso andiamo dove 6 anni fa, esattamente 6 anni fa, iniziò questa rivolta. Sì, come vedi la dislocazione dei luoghi simbolo di questa emergenza è abbastanza facile perché ci spostiamo di neanche 2 chilometri e arriviamo nel territorio del comune di Gioia Tauro, dove nei pressi del termovalorizzatore dei rifiuti troviamo lo stabilimento abbandonato, l'ex ASAC, da cui partì la rivolta. Abbiamo raggiunto Rosarno, qui c'è il campo container organizzato, ovvero gestito dalle associazioni. Sì, all'indomani dei fatti di Rosarno venne deciso di aprire, di collocare appunto in questa zona industriale questi 60 moduli abitativi. Entriamo all'ingresso di questo campo container, qui che ci sono 60 moduli abitativi.
questo, come riporta la scritta, dovrebbe essere l'ufficio office. Ecco, proviamo a bussare, vediamo se ci risponde qualcuno, vediamo da chi è gestito, chi gestisce questi, questi immigrati. Ecco, la porta è chiusa a chiave. Vedi, tutto rotto su. Vedi, tutto rotto, e allora non si sa mai niente qua. Nessuno non viene, nessuno non viene. Noi siamo qua da solo, niente controllo, niente. Da quanto tempo vivi qua, vivete qua? Noi siamo qua, 2011, 80 anni fa qua. Ci troviamo di fronte a un altro luogo simbolo della rivolta di Rosarno, l'ex Rognetta. Sull'onda emotiva di quei giorni il ministro Maroni decise l'abbattimento di questo ghetto. Ora al posto del ghetto troviamo una struttura sportiva. Alle nostre spalle c'è la foresteria, qui sarebbe dovuta sorgere una struttura d'accoglienza per i migranti, ma purtroppo i lavori sono stati interrotti. Perché, Agostino? La ditta che doveva eseguire questi lavori fu destinataria di un'interdittiva antimafia da parte della prefettura. Quindi l'assurdo di una mala burocrazia, possiamo dire, che nel mentre cercava di risolvere il problema abitativo con i fondi destinati nell'immediatezza dei fatti di Rosarno per questa struttura, dopo tutti questi anni ancora il cantiere non è completato, la struttura non è ancora utilizzata. Sono trascorsi 6 anni dalla rivolta di Rosarno, 6 anni durante i quali poco nulla è cambiato. In occasione del 6° anniversario di quei moti, una nostra troupe ha raggiunto la tendopoli di San Ferdinando, che è divenuta la metafora di un fallimento, il fallimento di un'accoglienza che non ha saputo mutuare il modello di Acquaformosa piuttosto che di Riace. E così rimane come una macchia nel cuore della nostra regione, una macchia che le promesse della politica e le passerelle istituzionali non hanno consentito finora di poter eliminare. Questo è il lavoro, il reportage che è stato realizzato dalla nostra Cristina Iannuzzi insieme al nostro operatore Antonio Paglianiti. Come prima, anzi addirittura peggio di prima, a 6 anni dalla rivolta di Rosarno che per giorni accese i riflettori su una realtà da terzo mondo, ritorniamo sulle stesse strade e sugli stessi luoghi della protesta. Era il 7 gennaio del 2010 quando, dopo l'ennesimo raid contro 2 immigrati, scoppiò l'ira dei neri che sfociò in una vera e propria guerriglia urbana. E in questi giorni analoghi episodi hanno fatto temere il peggio. Qualcuno sui social network si è affrettato a mettere in guardia i rosarnesi, invitandoli a chiudere le saracinesche. Sembrava imminente la rivolta, che non c'è stata, perché questa volta le forze dell'ordine non si sono fatte trovare impreparate. Polizia e carabinieri da settimane presidiano infatti la zona industriale della Piana, da San Ferdinando a Rosarno fino a Gioia Tauro, luogo che di notte diventa tetro. Niente illuminazione e niente telecamere di videosorveglianza. Ma non sarebbe stata solo la presenza massiccia dello Stato a evitare una nuova protesta. Pare che ai neri non sia sfiorato neppure il pensiero di una nuova sommossa, ed ecco che i giornali hanno ridimensionato la notizia. Una voce è bastata a fare scattare l'allerta del presidente della regione Mario Oliverio, che nel giorno del 6° anniversario della rivolta si è recato di persona nella tendopoli di San Ferdinando, dove all'indomani dei fatti del 2010 vennero montate una 50ina di tende, una soluzione provvisoria che però va avanti da 6 anni. L'emergenza abitativa è drammatica, tanto che accanto alla tendopoli
è sorta una bidonville, capanne realizzate con mezzi di fortuna, rami di alberi, buste di plastica e fogli di cartone che ad ogni pioggia si inzuppano d'acqua, e dentro ci abitano i braccianti agricoli che di notte dormono e di giorno raccolgono le arance. 50 centesimi a cassetta, 25 euro al giorno. Nella tendopoli ci sono un migliaio di africani che in questo fazzoletto di terra si sono organizzati. Appena varchi il cancello c'è il biciclettaio e lui l'ha detto alla manutenzione delle due ruote, che per i migranti è il mezzo indispensabile per raggiungere i campi. Dai 2 ai 5 euro per riparare una bici. E c'è pure la chiesa e la moschea. Col tempo in questo ghetto si sono formate vere e proprie attività commerciali, come il macellaio che vende scarti di carne arrangiata in qualche macelleria, piuttosto che il supermarket o il venditore di acqua calda per lavarsi. E sì, perché qui la corrente elettrica va e viene, sparsi qua e là bombole di gas e distese di fili per asciugare i panni. Nella baraccopoli anche due neonati, una femminuccia e un maschietto, che hanno ricevuto una carezza dal governatore, che ha deciso di recarsi in questo luogo che sembra dimenticato da Dio e dagli uomini, per rendersi conto di persona della situazione disumana in cui sono costretti a vivere i lavoratori stagionali. Il suo arrivo è stato salutato con gioia e speranza dagli abitanti delle tende, che al governatore hanno raccontato delle botte ricevute da un gruppo di balordi e mostrato le baracche in cui vivono gruppi di 6-7 persone, come in quella di Emanuel, il piccolo di un anno. E riscaldate, c'è pure una TV satellitare. La sua casa è questa tenda. Come si chiama? Emanuel? Lui si chiama Emanuel. Quanto c'ha il bambino? Un anno. Un anno. Adesso ha fatto un anno. E cresce qui nella tenda. Sì, sì. Oggi è venuto il presidente Oliverio, è più tranquilla? Sì, sì. Vorrebbe vivere in una casa? Sì, come no? Sì, certo. Dove crescere suo figlio? Sì. Come si vive qui? Guarda, innanzitutto, tu visto tutto male qua. Sì. È nato qua il bambino? Sì, 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 è nato qua. È nato qua. Ma papà, dov'è papà? Chiamo papà, papà. Spera che adesso qualcosa possa cambiare? Sì, io non lo so, andiamo a vedere. È fiduciosa? Sì. Va bene. Uno scenario che sembra sconvolgere e impietosire anche l'ex presidente della provincia di Cosenza. Questi sono lager, vanno chiusi, dice ai nostri microfoni. Bisogna puntare a smantellare questi veri e propri lager, che praticamente non sono degni di una società civile. Al seguito del governatore anche i consiglieri regionali D'Agostino e Nucera, il capo della protezione civile regionale Carlo Tanzi e l'ex sindaco di Acquaformosa Giovanni Manoccio, oggi coordinatore provinciale di progetti di protezione per richiedenti asilo e rifugiati. È una situazione disastrosa, è una situazione di distruzione della dignità delle persone. Noi vorremmo che ci fossero tante Riace, tante Acquaformosa, tanti paesi dell'accoglienza e ci fossero zero Rosarno, zero San Ferdinando, perché questa veramente è una situazione dove da un momento all'altro può esserci l'incidente, perché quando la gente arriva sotto la soglia della dignità è chiaro che poi ha delle reazioni incomprensibili agli occhi nostri, ma sono, come dire, reazioni di difesa, perché poco fa mi raccontava un ragazzo che non possono uscire la sera perché ci sono le squadracce che malmenano queste persone. Allora ragazzi come questi che vanno a lavorare per 15-20 euro, lavorano 14 ore al giorno, non hanno l'acqua calda, non hanno servizi, non hanno nulla e poi vengono anche maltrattati. Se fossimo noi al posto loro avremmo già reagito mille volte. La regione non ha competenze su questo, è stata proprio una sensibilità etica da parte del governatore che ha voluto questo emendamento, che poi è stato approvato dalla commissione bilancio e che è entrato nel bilancio del 2016. Quindi ci sarà questo investimento di 300.000 euro, ma si è andati anche oltre, perché dopo 6 anni è stata finanziata anche la legge sull'accoglienza, la 18 del 2009, che era stata fatta all'epoca di Loiero e poi non aveva trovato mai dei fondi disponibili. Per cui c'è un'attenzione, si è aperta una finestra di attenzione su questo mondo. Thank you.
all'ingresso una distesa di materassi e una pericolosissima bombola del gas, proprio accanto a questi materassi messi qui per terra. Anita Bari, coordinatrice del progetto Terra Giusta dei MEDU. Avete di recente pubblicato un dossier sul lavoro nero in queste zone e i risultati sono preoccupanti. Oltre l'80% dei ragazzi che vivono in questa zona sono irregolari. Sì, allora la situazione è un po' paradossale perché la maggior parte, quasi la totalità dei ragazzi ha un regolare permesso di soggiorno, quindi stiamo parlando di lavoratori con un regolare status in Italia, ma la quasi totalità di loro, pur lavorando in questo territorio, non ha assolutamente un contratto di lavoro. Quindi questo vuol dire che sono persone che si trovano in una situazione di estrema vulnerabilità dal punto di vista lavorativo. Guadagnano circa 25 euro al giorno, non esiste alcun versamento dei contributi, né tantomeno una copertura assicurativa quando si trovano nel luogo di lavoro. Dunque con 25 euro al giorno è difficile poter vivere in condizioni dignitose? Ma tenendo presente che solitamente le giornate in cui sono impiegate sono 3, 4, 5 la settimana e che spesso, essendo un territorio in cui non esiste il trasporto pubblico, sono costretti a pagare 5 euro al giorno per il trasporto da verso i campi, con 20 euro al giorno per qualche giornata di lavoro al mese, è chiaro che è molto difficile vivere. Condizioni lavorative ma anche abitative disumane, lo abbiamo visto in questo nostro viaggio, vivono veramente in condizioni precarie. Sì, in questa zona in particolare, siamo nella zona industriale del comune di San Ferdinando, vivono circa 1600 persone, perché una parte sono all'interno della tendopoli, una parte nella fabbrica occupata, in condizioni chiaramente fuori dalla qualsiasi normalità, senza acqua, senza luce, senza servizi igienici. Quelli che vediamo spesso sono inagibili, la corrente elettrica, in particolar modo nel campo, non è garantita in maniera regolare. Quindi ci si chiede come mai in un territorio in cui ci sono tantissime strutture sfitte, nonché abbandonate dagli abitanti, che potrebbero essere tranquillamente riconvertite e ridate alla comunità, non sia possibile mettere in atto dei progetti che non prevedano tende per i lavoratori, ma prevedano case. A prendersi cura dei neri è la parrocchia del Bosco di Rosarno, insieme all'associazione Il Cenacolo di Maropati di Bartolo Marcuri, che ogni giorno garantiscono un pasto caldo e qualche coperta. Si parla di 300.000 euro per la bonifica solo di quest'area. Guardi, io non lo so se di quanti soldi, perché io non mi sono mai interessato dei soldi, io mi interesso solamente di loro e voglio che a loro li aiutano, che gli danno una dignità, perché qua ci sono oltre 1.100 ragazzi che sono in condizioni disagiate, stanno male. E poi poco fa abbiamo portato il presidente Oliverio lì dove c'è quel capannone grande abbandonato, dove ci sono altri 400 di loro che dormono tutti per terra. Una fabbrica dismessa e occupata da questi ragazzi. Una fabbrica, sì, che è stata occupata, e meno male che c'è, che almeno non dormono fuori e stanno un po' al caldo. Ho sentito parlare di alcune cose che mi danno fastidio, quindi abbiamo visto più dei presidenti delle regioni, abbiamo avuto i ministri qua, abbiamo ricevuto la Boldrini, niente non è cambiato e non credo che qualcosa cambierà. Dunque lei teme che nulla cambierà? Il problema è il governo, parliamo di emergenza sempre, vedendo che da anni, più di 30 anni che i ragazzi vengono a raccogliere arance e mandarini qua, sempre si parla di emergenza, perché? Perché c'è qualcuno che approfitta della situazione per arricchirsi, e questo non lo vogliamo. Noi siamo lavoratori nelle condizioni irregolari sul piano documento, e poi mi arrabbio quando vedo qualche politici fare il giro per vedere la situazione. Questo è non parliamo dello sfruttamento, ma la strafotenza, che noi siamo trattati come animali e questo non va bene. Siamo esseri umani, dobbiamo essere trattati come tali. E ai politici dico che
dobbiamo sederci per parlare intorno di una tavola per trovare soluzioni in modo tale che la gente non viva in questo modo ancora, perché siamo al XXI secolo, la modernità, l'Italia è un paese civile, siamo esseri umani. Io mi chiamo Mamadou, faccio parte di SOS Rosano e lavoro con Medu, Medici per i diritti umani. Ma quello che vorrei dire, al di là di questi fatti, queste settimane, non è cose che sono nuove. No, noi che siamo qua da 3, 4, 5 anni, non è una cosa nuova. Tanti anni accadeva questa cosa, anche ragazzi morti. Siamo al di fuori di parlare di rivolta. Noi quello che parliamo ora è il vero problema, è l'accoglienza e il lavoro. 92% dei ragazzi qua presenti hanno il permesso di soggiorno e che 57% hanno il titolo di protezione umanitaria e protezione internazionale. Vuol dire che la regolarità c'è. Il vero problema è l'accoglienza e il lavoro. Tanti ragazzi che lavorano qua, 86% non hanno un contratto di lavoro. Al di là degli africani, cosa perde il governo italiano, l'Stato italiano? Cosa perde? Perché la gente non può vivere, vedi qua, vedi, c'è acqua e piove, senza luce, senza coperto. Hai visto quella fabbrica lì? E lì senza acqua, senza luce, niente, anche mancano matrice. A container è così, e c'è luce e poi senza... c'è molto di container lì senza acqua cade. Per questo la gente non può vivere così. Quindi noi chiediamo una cosa giusta per i migranti, anche per me. Infatti in diretta oggi si occuperà di una vicenda molto delicata, una vicenda che è metaforica di un certo modo di agire, soprattutto da parte dell'industria in Calabria. Un'industria che sfrutta il territorio, un'industria che uccide il territorio con i propri veleni, un'industria che quando va via, quando scompare, non termina la propria missione di morte e dopo aver inquinato tarda a bonificare, un processo di bonifica essenziale per restituire un minimo di salute a quei cittadini che l'hanno persa. Questa è la vicenda ex Legnochimica, una vicenda sulla quale la magistratura cosentina ha riacceso nuovamente i riflettori, una vicenda sulla quale tanto l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Marcello Manna quanto i cittadini che da anni si battono per la bonifica di quel sito chiedono verità, giustizia e salute. La vicenda ex Legnochimica. Thank you.
E questa era la nostra copertina. Siamo pronti a lanciare il reportage che apre di fatto questa puntata, un reportage che è stato realizzato dalla nostra Cristina Iannuzzi grazie al contributo essenziale di un collega, Saverio Paletta, un collega del Garantista, a cui siamo veramente molto grati. E l'occasione ci è gradita anche per salutare tutti i colleghi del Garantista che stanno vivendo un momento molto particolare, molto difficile. Con molti abbiamo anche condiviso momenti di grande sofferenza nel corso di una pregressa esperienza a Calabriora. Ne siamo usciti allora, ne usciremo anche adesso, quindi noi facciamo il tifo per loro. Torneremo subito dopo il reportage a dibattere del caso Legno Chimica con i nostri ospiti in studio, ma lo faremo anche con il collegamento che la nostra regia ha attivato con Rende, con il sito Ex Legno Chimica, dove c'è la nostra Emily Casciaro, inviata in compagnia adesso dei rappresentanti dell'associazione Crocevia. Buonasera Emily, mi senti? Sì, buon pomeriggio Pietro, bentrovati. Siamo proprio in uno degli ingressi che era della Legno Chimica e con me c'è un nutrito gruppo di componenti del comitato dell'associazione Crocevia. Si tratta di cittadini che vivono in queste zone, che hanno sentito sulla loro pelle tutti i problemi che in questi anni, in questi lunghi anni, la Legno Chimica ha portato nel territorio di Rende. Ecco, cos'è Legno Chimica? Ve lo raccontiamo in questo reportage firmato da Cristina Iannuzzi. Alle nostre spalle l'ex ingresso di Legno Chimica. Al posto di questa azienda abbastanza importante, che nel corso degli anni 80 è arrivata a dare lavoro a circa 500 persone, sorgono altri stabilimenti che sono stati impiantati qui nel momento in cui Legno Chimica va in crisi e inizia a ridurre la propria produzione. Tutte queste attività sono sorte su parte dei terreni della ex Legno Chimica, in alcuni casi riutilizzandone i capannoni del ciclo di produzione, in altri addirittura sul terreno ricavato attraverso l'abbancamento di alcuni dei bacini artificiali dove avveniva la lavorazione del legno. Come è possibile constatare, tutta questa zona, che adesso è stata smembrata, era l'area di Legno Chimica. Questo per dare l'idea dell'originaria estensione di questa azienda, che toccava 30 ettari di territorio. Questa è una parte del territorio residuo di Legno Chimica, quello che non fu possibile liquidare perché si oppose il comune di Rende e perché la procura a più riprese se n'è interessata. Attualmente questo terreno è di nuovo sotto sequestro, è stato sigillato dal corpo forestale a fine novembre perché la procura di Cosenza ha riaperto un'inchiesta dando seguito a ben 3 denunce, una della polizia provinciale, la seconda degli attivisti dell'associazione Crocevia, la terza del sindaco di Rende Marcello Manna, che aveva ordinato in maniera contingibile e urgente la bonifica del terreno. Da qui inizia il perimetro sequestrato dal Corpo Forestale dello Stato. Alla mia destra c'è l'area con le vasche residue. Ve ne sono 2. Sono quelle che quest'estate sono andate in autocombustione, letteralmente rovinando la vita alla gente che vive e lavora qui. La zona non è soltanto un'area di produzione industriale, ma è anche a discreta densità di popolazione.
Diciamo che sono un inquinatore a cose fatte inconsapevole magari, no? Perché facevamo dei lavori, scaricavamo delle acque convinti che andassero in un sito, invece poi la destinazione era tutt'altra. Ma semplicemente l'inquinamento che posso aver provocato io era le acque di scarico dell'impianto di demineralizzazione per le caldaie. Noi scaricavamo in una vasca interna e poi c'era chi a sua volta in determinati orari faceva sì che queste acque fluissero dall'ambiente dell'ambito dove erano scaricate in fabbrica e che finissero direttamente in fogna, quindi al fiume. Si sapeva, in parte qualcuno sapeva, io personalmente sapevo perché me l'aveva detto lui, che di tanto in tanto si faceva una camminata lungo il fiume per vedere gli effetti, ma lungo il fiume a decine di chilometri da qui. Non era un mio collega, era un dirigente allora, che adesso non è più con noi. Era quello che curava il reparto degli estratti, il tannino. E mi disse più volte, dice, non dobbiamo lamentarci degli scarichi perché io vado lungo il fiume e vedo che ci sono le bestie che bevono e cose, non succede niente. E invece sulla stampa si leggeva di quei tempi della moria di pesci che c'erano nel crate. Sì, c'era questa moria di pesci e io pensavo e supponevo che fosse dovuta ai nostri scarichi. A monte infatti non si verificava mai, si verificava sempre a valle degli scarichi della legnochimica. Quindi l'azienda presso la quale lei ha lavorato ha inquinato le falde acquifere? Io penso proprio di sì. Penso proprio di sì. Potrebbe essere questa la causa di tanti tumori che si stanno verificando nella zona di Rende? Ma non posso dirlo con cognizioni scientifiche, però ci fu più di uno che ebbero dei malanni e che si riportarono via. L'aspetto più inquietante è la presunta epidemia di tumori che si sarebbe verificata nel corso degli anni. Per conto della mia testata, Il Garantista, ho condotto un'inchiesta proprio sul campo in cui ho censito una serie di casi sensibili. In questa zona, siamo qui a Via Settimo, a Rende, sono riuscito a ricostruire circa 10 casi di tumore mortale. Altri casi su cui tuttora sto lavorando riguardano i decessi all'interno della ex legnochimica. Secondo dei dati approssimativi si potrebbe trattare di circa 30 casi. Denunciavate tutte queste situazioni all'azienda? Ah sì, l'azienda le sapeva queste cose qua, ma che fine abbiano fatto le segnalazioni io non lo so, francamente. Anche se ero impegnato sindacalmente, però era un sindacato il mio che nel contesto era minoritario e non aveva troppo voce. Era prevalente la preoccupazione per mantenere i posti di lavoro. Più di una volta si disse, se parliamo di inquinamento, chiudiamo e ce ne andiamo tutti. Mia mamma muore nell'aprile del 2013 per un carcinoma al pancreas. Nel 2008 scoprimmo questa malattia. Seguì un intervento chirurgico, seguì una chemioterapia devastante, giornate veramente atroci, partenze fuori per cercare di salvare il salvabile. Purtroppo non ci siamo riusciti.
Oggi noi, almeno io, chiedo che qualcosa venga approfondita. Io non so se si tratta di inquinamento delle falde, se si tratta di un inquinamento atmosferico o quant'altro. So precisamente che a distanza di 20-30 metri ogni componente di qualsiasi famiglia abita qua in zona è affetto da una patologia neoplastica. Chiedo che per il bene mio, perché ho ancora 32 anni, e quello di mia sorella che ne ha 27, per tutti quelli che verranno e sono ancora qui, chiedo che si faccia luce su che cosa abbia causato tutte queste morti. Diciamo che la domanda che sale da questo territorio, dalle persone che lo abitano, dalle associazioni di ambientalisti che non sono politicizzate ma costituite da cittadini comuni che non si sarebbero preoccupati di queste tematiche se non avessero avuto dei problemi gravi, la domanda è di verità e di conoscere come sono andate davvero le cose. Dopo tanti anni di silenzio, sarebbe il caso di dare una risposta. E questo è un bel pezzo di giornalismo. Grazie a Cristina Iannuzzi, al montaggio del nostro regista Gianluca Gigliotti, grazie a Saverio Paletta e a coloro i quali hanno fatto in modo che questo servizio, in primo luogo gli intervistati, si potessero realizzare. Prima di andare in studio al nostro dibattito vorrei collegarmi subito con Rende, con la nostra Emily Casciaro. Emily. Sì, Pietro, qui continuano ad arrivare i cittadini che hanno visto la televisione e quindi ci hanno raggiunto qui nella zona che tra l'altro ben descriveva Saverio Paletta nel reportage della redazione. Sono con il presidente dell'associazione Crocevia, che ormai dal 2001 questa associazione, cioè dall'anno in cui la Legnochimica è andata in liquidazione, ha smesso quindi di lavorare, è attiva sul territorio per denunciare tutto quello che questa Legnochimica ha portato a queste famiglie. Lo avete detto nel reportage, tanti casi di tumore, tanti problemi di salute all'interno delle famiglie di Rende. Sì, è vero, buongiorno a tutti. Volevo fare delle piccole precisazioni, se posso. Innanzitutto mi complimento per il servizio giornalistico stupendo, però volevo andare un pochettino più indietro, perché in effetti la Legnochimica ha lasciato stralci non soltanto nel nostro territorio, ma anche nella vicina San Vincenzo alla Costa. Negli anni 70 circa, bisogna precisare che è sorta proprio nel territorio di San Vincenzo alla Costa, e anche lì nel periodo si è registrato un'elevata percentuale di morte tumorale. Quindi quello che da un punto di vista prettamente medico-legale o scientifico, dipende come lo si vuole inquadrare, sì, è una presunzione questa delle morti tumorali dovute ai residui chimici della Legnochimica, però per noi cittadini in effetti è una certezza. Noi ne siamo convinti che queste persone che purtroppo ci hanno lasciato, e fa male vedere amici parlare della perdita dei loro cari, perché sono tutte persone che conoscevamo benissimo, ci siamo cresciuti insieme, con alcune abbiamo addirittura giocato le partite amatoriali insieme, quindi fa un certo senso vedere i loro figli che narrano purtroppo queste storie crudeli. Però ripeto, quello che da un punto di vista medico legale è una presunzione, per noi è una certezza. Noi siamo convinti che le morti tumorali siano dovuti a questo regalo che nel 2001 la Legnochimica ci ha fatto, vale a dire le vasche che vediamo qui sulla nostra destra e tutto ciò che c'è all'interno. Quindi, si tratta di vasche che servivano per far decantare l'acqua che veniva utilizzata durante proprio i processi di estrazione del tannino, e che sono ancora qui. In corso di questi anni si è cercato di capire cosa contenessero queste vasche, che tipo di componenti chimici nocivi o pericolosi, e che cosa è emerso? Guardi, nel 2012 l'allora sindaco Cavalcanti era riuscito a far approvare il piano di caratterizzazione.
Quindi si era stabilito cosa ci fosse all'interno delle vasche, la loro pericolosità e come andassero trattate. Poi purtroppo la cosa non è andata avanti, quindi a questo non è seguito un piano di bonifica e quindi abbiamo perso una grossa opportunità. La nuova amministrazione poi non ha seguito quella linea lasciata dalla precedente amministrazione e quindi ci ritroviamo al punto di partenza, quindi dobbiamo nuovamente far approvare un piano di caratterizzazione prima di arrivare alla bonifica. Però il piano ha stabilito che c'erano effettivamente delle sostanze nocive e troppo alte per insomma dei limiti consentiti per legge. Sì, questo era stato accertato anche dalla relazione dell'attuale rettore dell'Unica, il professore Crisci, che non è mai stata smentita scientificamente da nessuno. Quindi i livelli sono preoccupanti, l'ARPA lo ha pure certificato ultimamente, quindi urge, per come aveva già stabilito la Procura nel 2011, una immediata bonifica che però ancora purtroppo non si vede. Emily, vorrei tornare in studio e iniziare a coinvolgere anche i nostri ospiti da studio. Si tratta di una collega, Maria Teresa Improta, di Qui Cosenza e Radio Libera Bisignano Radioattiva, e di Domenico Miceli, che è un nostro collega giornalista, ma è anche un eletto, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, che arrende, da anni si batte affinché si tengano i riflettori accesi sul sito ex Legnochimica. Maria Teresa, il presidente dell'associazione Crocevia faceva riferimento ad una data importante, ad un anno importante, il 2001 se non sbaglio, però la storia di Legnochimica parte da molto tempo dietro, parte dalla fine degli anni 60, inizio degli anni 70. Prego. Nel 1969, incontrata l'Ecco in un'area incontaminata, dove era il cuore pulsante dell'agricoltura grandese, si ricorda di sorgenti che sgorgavano, da cui i residenti potevano attingere per approvvigionarsi anche di acqua potabile, sorge Legnochimica. I terreni del Bardone e Giorcelli vengono acquisiti man mano ed espropriati in alcuni casi da Legnochimica. Mini sottosegretario al Ministero dell'agricoltura e all'epoca l'ex sindaco di Rende Cecchino Principe. Cosa succede? Quest'area dal 1969, dall'arrivo di Legnochimica, ci ritroviamo adesso a distanza di decenni con un'area in cui poteva essere un potenziale sviluppo in una sorta di scempio ambientale in cui i terreni vanno in autocombustione. Ciò ha provocato ingenti danni sia all'economia ma soprattutto alla salute pubblica del territorio. Prima si parlava appunto dei decessi, negli ultimi anni contiamo 20 casi di tumore ai polmoni. La perizia redatta dal rettore dell'Università della Calabria, Crisci, fa un elenco delle patologie che provoca l'alta concentrazione soprattutto di alluminio, che è presente 10.000 volte superiore rispetto ai limiti consentiti dalla legge. È un problema grave, anche perché a livello normativo pare che se ne debba occupare Legnochimica della bonifica. In realtà Legnochimica col passare degli anni ha dismesso dei rami aziendali, ha venduto i propri terreni. Penso solo alla centrale a biomasse, dove Emily adesso pare che siano stati pagati 32 milioni di euro, ma in realtà nelle casse di Legnochimica non vi è un centesimo, a quanto detto dal liquidatore. Torneremo sul problema della bonifica più avanti. Domenico Miceli, la vostra è stata una grande battaglia, che però finora non è servita, salvo le interrogazioni parlamentari che sul vostro impulso sono state portate insomma, a Roma, non è servita ad accendere dei riflettori di tipo mediatico su Rende, sulla Calabria, per un caso che ci pare di capire non ha nulla di diverso rispetto ad altre vicende legate a presunti incrementi di patologie tumorali che coinvolgono invece realtà del centro-nord. È una riflessione che avete fatto questa? Sì, questa è una riflessione che abbiamo fatto e che ci porta poi sempre
a criticare, diciamo, anche un certo modo di fare informazione, ossia purtroppo a volte i casi del sud non riescono mai ad uscire fuori dai confini regionali. Anche in questo caso è avvenuta la stessa cosa. Diciamo che noi abbiamo portato l'attenzione anche a Bruxelles tramite una nostra portavoce al Parlamento europeo. Di fatto però le risposte che abbiamo avuto a Bruxelles, diciamo che sono state quasi nulle le risposte, mentre al Parlamento italiano non ci hanno mai risposto, né alle interrogazioni alla Camera né a quelle al Senato, quindi stiamo ancora aspettando una risposta. E a livello mediatico, stiamo cercando di mantenere alta invece l'asticella dell'attenzione, quindi stiamo cercando di non far cadere nel dimenticatoio questa vicenda, perché fondamentalmente ci rendiamo conto che quello che è avvenuto in tutti questi anni, quindi parliamo dagli anni 80 in poi, dagli anni 90 in poi, quando iniziò a cambiare anche la normativa in materia ambientale, ebbene, questo caso è rimasto sempre sotto traccia, non se ne è mai discusso. Abbiamo sentito la testimonianza molto importante anche dell'ex operaio che appunto molto chiaramente dice: non potevamo parlare dell'inquinamento. Ebbene, qualcuno sapeva, chi sapeva non poteva parlare o non voleva parlare. Oggi secondo noi questo lascito non può essere un'eredità che ci dobbiamo portare ancora appresso, e allora vogliamo risolvere questa questione, la vorremmo risolvere il più presto possibile, sapendo che è molto difficile. Torniamo a Rende, Emily, vorrei sentire la voce sì, di... Sì, come diceva... Sì, prego. No, come diceva Maria Teresa, questa è la zona industriale di Rende, in Contrada Lecco, dove ci troviamo, è una zona industriale un po' atipica, perché qua ci sono molte aziende, ci sono molte imprese varie, però ci sono anche tante tante abitazioni, e per anni, per tantissimi anni, qui si coltivava, ancora tuttora ci sono dei cittadini che hanno degli animali, che fanno pascolare qui in queste zone, che bevono l'acqua dei fiumi o dei pozzi. Qui accanto a me c'è un signore che, il cui pozzo è stato anche sequestrato in passato, ma voi per anni avete utilizzato quell'acqua. E buonasera a tutti innanzitutto. Sì, come dicevi giustamente, io sono uno dei 5 proprietari iniziali a cui è stato sequestrato il pozzo. Pozzo che avevo fatto come altra riserva di acqua, in quanto noi come acqua potabile non abbiamo una buona riserva, in quanto c'è una vecchia conduttura e c'è pochissima acqua potabile. Quindi questo pozzo doveva sopperire a questa mancanza di acqua potabile. Purtroppo, ahimè, nonostante avendo una buona risorsa di acqua, mi ritrovo a non poterla né utilizzare né adoperare per alcun tipo di, qualsiasi tipo di cosa che si voglia fare, diciamo, perché è risultata inquinata e ultimamente mi è stato di nuovo sequestrato il pozzo, diciamo, con l'ultima inchiesta che c'è stata da parte del Corpo Forestale dello Stato. Ci sono stati una serie di sequestri e di dissequestri nel corso di questi anni, ma lei quest'acqua quindi non la utilizza comunque? No, assolutamente, andrebbe a mio discapito in prima persona utilizzare quest'acqua, diciamo, i cui valori sono stati trovati ben concentrati e ben superiori ai valori di norma. Qui ci sono tanti cittadini che sicuramente vogliono parlare, tra l'altro qui c'è un cattivissimo odore, fortunatamente voi attraverso le telecamere non riuscite a sentirlo, perché c'è alle nostre spalle una centrale a biomasse che nasce proprio nella vecchia locazione appunto della legnochimica. Signora. Sì, c'è una puzza impossibile, qui non si resiste. Io, come l'ho detto prima, ci sono stati tanti casi di tumore, mio marito è morto che aveva 48 anni, mi ha lasciato con 2 figli, ma se sia questo o quell'altro non lo so, però fatto sta che dove abitiamo noi la gente muore tutta in questo modo. Lei vive qui in questa zona da quanto tempo? Io personalmente da 30 anni, mio marito c'è nato e c'è morto. Quindi lei la legnochimica se la ricorda? Sì, come no, avevo 10 anni, me la ricordo. Però la puzza, qua adesso qualcosa bisogna fare, perché c'è una puzza impossibile. I figli se ne vanno, noi restiamo da soli. Io ho un figlio, per esempio, è partito, non è più tornato. Quindi non è che... cioè, qualcuno deve pure fare qualcosa. Noi siamo dei poveri cittadini, ma non ci aiutano. L'associazione Crocevia la ringraziamo perché fa tanto. Ma altro comune, quello, quell'altro, non fa niente nessuno. Noi siamo soli, abbandonati. Ma lei ha mai pensato comunque di lasciare questa zona e cambiare casa, abitazione? Perché continua a restare qui se questa zona fa così tanto paura? E dove andiamo se i soldi non ce l'abbiamo? Io sono rimasta da sola, sono vedova, non mi ha aiutato nessuno
quindi devo stare qua per forza.